il pensiero classico e comunque gli studi classici sicuramente mi sono serviti tantissimo. Innanzitutto mi hanno dato un metodo, che quello che all'epoca era un metodo di studio, un metodo di approccio ai problemi, è diventato poi la traduzione delle lingue classiche, latino e greco. Ti obbliga innanzitutto a far incastrare i pezzi del puzzle, quindi a ragionare guardando il problema nella sua complessità e non nel singolo problemino. E poi anche devi, soprattutto nella lingua greca, secondo me, avere una certa elasticità mentale, quindi ti obbliga alla logica, alla concretezza e al tempo stesso ad avere una mente elastica e pronta. Se pensiamo che in greco spesso un vocabolo può avere 10-15 significati diversi, sta a te comprendere quello corretto, come inserirlo e poi di conseguenza impostare tutta una frase. Questo mi è sicuramente servito moltissimo nel mio lavoro, ma anche nella vita. Non guardare mai un problema, una situazione nel particolare, ma prima guardarla nella sua completezza e poi esaminare ogni singolo aspetto. Poi naturalmente ci sono altre cose e altri fattori che mi sono piaciuti e anche serviti. 5 anni di studio importante, perché al liceo classico si studia moltissimo, mi ha anche insegnato a stare molte ore sui libri, a stare molte ore a concentrarmi, a non essere superficiale, a impegnarmi, e quindi questo anche è un altro metodo all'epoca di studio, oggi di lavoro. Poi, però, la cosa forse più bella di questi studi, quella che ti resta con più piacere, è il fatto che tu conosci il mondo classico, non soltanto il mondo classico nel senso di latino e greco, ma conosci anche approfondisci tutti gli studi umanistici, la storia, la filosofia, le letterature, quella italiana, non soltanto latina e greca. E naturalmente, è la storia dell'arte. Questo ti permette dopo di avere in mano degli strumenti, anche se non fai un lavoro che si occupa di questo, ma di avere degli strumenti per continuare a approfondire, studiare, o semplicemente per una passione, seguire la letteratura, vedere musei, anche l'arte contemporanea, non puoi capirla se non sei partito da Phidias, secondo me. E sono comunque degli strumenti che ti permettono questo. Io ritengo che questo tipo di studio sia uno studio comunque modernissimo, perché questo nuovo mondo che ti dà nuovi linguaggi, nuove metodologie, materie anche forse per me sconosciute, in realtà questo tipo di studi, per la sua elasticità e per il suo metodo, ti permette di affrontarle, di capire nuovi linguaggi, nuovi strumenti. Perché hai una mente più aperta e pronta ai cambiamenti, alle modifiche e a capire, come dicevo prima, guardando nella sua complessità il problema, la questione, e intervenire anche con degli strumenti nuovi.